Per capire perché dobbiamo analizzare le modalità con cui si attua nel premio del paradiso il confronto tra Ovidio e Dante relativamente al mito di Marsia. Per farlo è necessario analizzare le analogie e le differenze rispetto al mito delle piche nel proemio del Purgatorio. Vediamo innanzitutto le analogie. In entrambi Dante chiede l'ispirazione poetica alle divinità. Nel proemio del Purgatorio chiede a Calliope di accompagnarlo nel canto. Nel proemio del Paradiso avanza la stessa richiesta, ma in maniera più articolata, come vedremo più avanti. In entrambi cita due miti ovidiani, le Piche nel proemio del Purgatorio, Marsia nel proemio del Paradiso. Soffermiamoci ora sui miti ovidiani citati nei proemi delle due cantiche ed esaminiamo i tratti unificanti, ossia che cosa hanno in comune. In entrambi abbiamo a che fare con personaggi esperti in ambito musicale. Le Piche cantano, Marsia, il satiro, suona il flauto. La loro quindi è una competenza artistico-musicale. Per gli antichi greci non c'era distinzione tra poesia e musica, erano la stessa cosa. Entrambe erano concepite come dono esclusivo della divinità. Il poeta, l'artista, erano, sempre secondo la concezione classica, strumenti dell'ispirazione divina. Seconda analogia. Cosa c'è di anomalo nel rapporto che sia le Piche che Marsia, gli artisti in senso lato, protagonisti dei due miti, intrattengono con la divinità tutelare della loro arte, rispettivamente con le Muse e con Apollo? L'anomalia è data dalla sfida che essi lanciano alle divinità. Un gesto che costituisce un vero e proprio atto di presunzione. Le Piche e Marsia, in sostanza, non solo ritengono di poter fare a meno dell'ispirazione divina, ma addirittura osano sfidare la divinità a cui debbono la loro arte. I due miti rappresentano dunque una visione distorta del rapporto tra il poeta e la divinità ispiratrice. Il poeta è strumento dell'ispirazione divina e come tale non può mettersi allo stesso livello della divinità, né tantomeno sfidarla nella sfera di sua competenza. Quindi, la seconda analogia è data dal rapporto distorto con la divinità. Passiamo alla terza, che è la diretta conseguenza della seconda. La sfida è un atto di hubris, termine greco che indica una categoria specifica di superbia, ovvero quella che si ha quando l'uomo supera i limiti posti dalla divinità. Tale atto viene punito in maniera esemplare. Le Piche, trasformate in gazze, cioè in uccelli dal verso stridulo e cacofonico, Marsia viene scorticato o scuoiato vivo.